Siamo alla Camera dei Deputati, si è celebrata la relazione annuale di Auditel, siamo con il Presidente Alessandro Morelli, Commissione Trasporti e Telecomunicazioni. Presidente, si misura il consumo di televisione per orientare gli investimenti pubblicitari, ma siamo certi che sia questo il sistema migliore per farlo? Beh, diciamo che Auditel finalmente è la prima che si butta in un mondo nuovo, quello della multimedialità, e per un'istituzione pubblica, peraltro la prima a livello europeo, è una cosa assolutamente positiva. Diciamo che finalmente qualcosa si muove. Ecco, orientiamo gli investimenti pubblicitari, ma spesso ci troviamo in un mercato i cui competitor fanno anche gioco poco corretto, nel senso che con l'avvento dell'online la televisione lineare è stata assediata e forse il sistema di regole non è ancora all'altezza, o cos'altro secondo lei? Allora, il tema è molto semplice, le aziende vedono le regole come un peso, ma a volte le regole servono anche per tutelare un sistema, quindi non la singola azienda ma l'intero sistema, perché il nostro spazio dice che le aziende che oggi lavorano in questo settore possano continuare a lavorare fra 2, 5, 10 anni. Insomma, l'auspicio è che le aziende che hanno dato produzione, che hanno dato genio, che hanno dato cultura all'Italia possano sopravvivere, perché io non vorrei che nella melassa globale della comunicazione ci finissero anche le nostre aziende. Questo significherebbe che mio figlio avrebbe maggiori difficoltà a trovare un lavoro in una di queste aziende, Mediaset, Rai, La 7, e semmai ci vorrà andare a lavorare. Chiudiamo con suo figlio. Lei ha colpito la platea dicendo che non ha il televisore e che quindi non segue i programmi televisivi. È una butade o una circostanza corretta e reale? No, no, assolutamente. Caro professor Barberio, lei mi sta riprendendo con uno smartphone. Io seguo i programmi televisivi e tutti i giorni mi capita di essere ospite nei talk show. Quindi è, diciamo, per me un dovere essere sempre informato, come si dice in gergo, sul pezzo, sulla notizia. Detto questo, non esiste solo quella scatola, quell'elettrodomestico per me obsoleto e che non utilizzo, che è il televisore. Io utilizzo uno smartphone esattamente come lei sta facendo in questo momento, e le persone che ci stanno vedendo probabilmente ci stanno o guardando, giocando sul loro smartphone, tablet, oppure magari su una smart TV, che sicuramente è una grande innovazione. Però anche su questo bisognerà stare molto attenti, perché come sapete ci sono dei grossi problemi di privacy che noi dovremo andare a normare.